Ringraziare davvero la Presidente Boldrini perché credo che sia un atto di grande sensibilità, non della persona semplicemente, ma un atto di sensibilità istituzionale. La Presidente viene a Cagliari qualche anno dopo la visita del Presidente Napolitano. Davvero io ricordo che pure a una certa età, con difficoltà, una, come dire, vicinanza istituzionale così, così marcata. E nel caso specifico mi fa molto piacere ringraziarla anche perché, come dire, l'ha venuta in Sardegna, quindi non è solo un giorno, l'ha venuta a Cagliari. Ma io mi permetto di dire anche la collocazione, questo un po' di merito sicuramente ce l'ha anche il Sindaco, a Sant'Elia, di questo incontro. Credo che sia molto importante, lei sicuramente saprà, le avranno detto che questo è un quartiere di, come dire, con una fortissima caratterizzazione identitaria per i cagliaritani, è qualcosa di più di uno dei tanti quartieri di Cagliari, e però è anche uno di quei quartieri dove il disagio sociale, probabilmente il quartiere dove ha maggior disagio sociale dell'intera città, credo uno a livello regionale. Per cui da un lato i lavori importanti che stanno facendo di riqualificazione della, diciamo, di questo quartiere, che in parte si è iniziato, poi la parte più consistente, quella che riguarda la vita di chi ci vive nel quartiere, le abitazioni ancora deve venire, però diciamo siamo ormai in prossimità di questa quest'opera. Credo che sia una questione, ripeto, di grande valore la concomitanza di questi fatti. Io però voglio ricordare una cosa, in particolare voglio ricordarla a lei come Presidente della Camera. Questa è una delle zone franche urbane della Sardegna, una delle tre zone franche urbane della Sardegna. Io sono consigliere comunale da nove anni parliamo di zone franche urbane. Mi piacerebbe davvero che la visita della Presidente della Camera coincidesse, come dire, con una spinta anche verso la realizzazione di uno strumento che è uno strumento efficace non solo di, come dire, riqualificazione urbanistica, ma di riqualificazione economica, sociale, cioè che riguarda la vita delle persone. Voi sapete che per essere nelle zone franche urbane bisogna essere dentro certi parametri di disagio, di disoccupazione, eccetera, eccetera. Bene, quindi, come dire, è un record non positivo essere lì dentro, è una cosa positiva l'aver individuato uno strumento. Ecco, da questo punto di vista io quindi mi permetterei, proprio legandolo anche alla rilevanza di questo quartiere, alla, come dire, a questa valenza identitaria, ma anche di problematicità sociale, mi sembra davvero importante che questo aspetto venga. E però un'ultima cosa, io non voglio farla lunga anche perché sono di quelli che richiama sempre i tempi. Noi, lei avrà visto questo meraviglioso mare qui, io credo che sia difficile oggi non parlare di quello che è successo a 100 chilometri da questo mare. Facevo l'esempio in consiglio comunale, Tunisi è più vicino a Cagliari di Roma, Tunisi è la più grande città al mondo, cioè la più vicina delle grandi città del mondo. Allora, quello che è successo a Tunisi, altro che scontro di civiltà, altro che attacco all'Occidente, è davvero un atto di un terrorismo inaudito che è, come dire, un attacco alla convenza civile, alla civiltà, alla cultura, come dire, all'umanità tout court, ecco, senza ulteriori aggettivazioni. Si sente parlare di interventi militari, le navi, per carità, come dire, chi ne sa di più pensi a quali sono le soluzioni migliori. Io mi permetterei di richiamare a un concetto su quale sono certo che la Presidente è molto attenta e molto sensibile, perché ha alle spalle una storia, diciamo, molto particolare: la cooperazione internazionale. Cioè qui, come dire, le cose si risolvono, fermo restando le cose che devono essere fatte sul piano della prevenzione militare, se c'è cooperazione internazionale, se ci sono politiche di cooperazione internazionale, se c'è cultura, se ci sono scambi, se il Mediterraneo torna a essere quello che è sempre stato il principale, come dire, la principale sede di scambi del mondo da quando la civiltà è nata.
Allora questo però, e qui vorrei davvero sottolineare un aspetto e concludere, le politiche di cooperazione non sono fatte di politiche nazionali centralizzate, le politiche di cooperazione internazionali devono coinvolgere le città e le regioni. E allora fare un ragionamento oggi a Cagliari, con la Presidente della Camera, con chi in passato ha avuto un ruolo altissimo di rappresentanza delle Nazioni Unite, proprio sul tema dell'immigrazione, sul tema della cooperazione, credo che sia una delle questioni vitali. Io ricordo il fatto che la Presidente, d'accordo ovviamente per il visito ufficiale, il territorio italiano, nel corso delle visite non incroci rabbia, protesta, cosa che invece purtroppo caratterizza, come dire, gli spostamenti della classe politica in generale, più diffusa sul territorio nazionale, sta a significare che questo tentativo difficile, perché tanti hanno contribuito per segnare un solco profondo tra le istituzioni e i cittadini, questo tentativo difficile di colmare questa ferita, questo solco, questo distacco tra le istituzioni e i cittadini che sta compiendo la Presidente Boldrini, sta raccogliendo qualche frutto in termini di disponibilità da parte delle persone. Poco prima dell'incontro con i giornalisti, abbiamo fatto una passeggiata nel lungomare nuovo che abbiamo inaugurato di recente, la Presidente ha avuto occasione di poter parlare senza un cordone di sicurezza, senza transenne, senza un sistema di protezione di barriere che è l'argine tra i cittadini e le istituzioni, ma né più né meno come si può chiacchierare tra amici, tra persone che si conoscono in totale serenità proprio per la conoscenza che si ha dell'interlocutore, ecco, come se fosse un interlocutore conosciuto. La Presidente ha potuto parlare con delle cittadine di Santeria, che anche molti di noi conoscono perché hanno contribuito nel lavoro complesso in un quartiere abbandonato da anni come quello di Santeria, di tentare di riavvicinare in questo caso un quartiere alla città e la città soprattutto ai cittadini del quartiere di Santeria, che si sentivano appunto separati in casa. Li abbiamo coinvolti portando il livello più alto di sfida che noi abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni, quello della capitale europea della cultura, della sfida tra città, abbiamo portato quella sfida dentro il quartiere di Sant'Elia, e questo ha consentito che quelle signore, ma non quelle signore in senso figurato, proprio quelle signore insieme ad altre, per la prima volta insieme alle loro famiglie siano poi entrate dentro i musei della città, perché prima c'era stato questo contatto e la cultura, le istituzioni erano andate persino nelle loro case, e anche lì non in senso figurato, ma veramente a prendere il caffè nelle case di quelle signore, dove abbiamo portato la commissione che ha valutato i progetti. I progetti che sono tanti, che sono in corso, la Presidente ha potuto mostrare una sintesi, insomma, di quelli che sono gli interventi che partiranno a breve, alcuni proprio nel corso delle prossime settimane, altri nel corso dei prossimi mesi, altri ancora che sono già partiti e ultimeremo entro l'anno, e altri ancora ultimati e consegnati alla città. È un piano di interventi straordinario, raro in una situazione difficile come quella che stanno vivendo le città italiane, e non scontato tenendo conto che la città di Cagliari ha subito tagli di trasferimenti da parte dello Stato tra il 2011, anno in cui lo Stato trasferiva 52 milioni di euro all'incirca, nel 2015 lo Stato trasferisce 5 milioni di euro, esattamente 6,5, tenendo conto che però ancora pesa fino al 15 di settembre la spesa per i tribunali, per la manutenzione dei tribunali, e quindi va decurtata quella somma prima di un importo che è quello che noi di fatto utilizziamo per mantenere, per governare una struttura che è
direttamente collegata allo Stato. Ovviamente a lei, Presidente, non si può chiedere di risolvere ogni e qualsiasi problema. A lei si può chiedere di sensibilizzare altri, perché siamo ben consapevoli delle funzioni che ognuno svolge, dei compiti che ha il governo e dell'alto incarico che lei svolge tra le massime cariche dello Stato nel presiedere la Camera dei Deputati. E quindi le sollecitazioni, non le ripeto, quelle anche promosse dal Presidente del Consiglio sulla zona franca urbana, su alcuni interventi sulla città, trasferiamo a lei perché lei insieme a noi possa sensibilizzare altri. Diciamo, non era scontato l'intervento che è stato fatto e siccome siamo soliti leggere, sentire, devo dire la verità che qua a Cagliari meno rispetto ad altri posti, nel senso che ormai leggiamo che stiamo facendo troppo e troppi lavori. È come se a casa per il figlio che studia tantissimo, che lavora molto, che si applica, che si impegna, gli si debba tirare il freno a mano per dire che insomma probabilmente sta esagerando nel dimostrare le sue capacità. Credo che... Intanto io vorrei ringraziare tutti voi, vorrei ringraziare il sindaco Zedda, il presidente del Consiglio, l'intera amministrazione per questo incontro, per l'informalità con cui lo stiamo facendo. Vorrei anche esprimere soddisfazione per come questa mia visita è stata organizzata. Ringrazio la deputata Caterina Pes che tanto si è spesa per riuscire a elaborare un programma che mettesse insieme tanti aspetti di questa regione. Mi fa piacere anche vedere il deputato Piras che appunto anche ha contribuito dando dei suggerimenti per questa visita e mi piace pensare che le istituzioni si muovano spesso sul territorio, escano dal palazzo e lo facciano in sintonia con le autonomie locali. Ritengo che questo sia importante perché in un tempo in cui chi è più a contatto con i cittadini deve sobbarcarsi di tante problematiche, è giusto che abbia a proprio fianco le istituzioni centrali. Lo sforzo che io sto cercando di fare, come accennava il sindaco Zed, è proprio questo, riempire quel solco, cercare di accorciare la distanza che negli ultimi anni c'è stata tra istituzioni e cittadinanza. Non si fanno le visite con le transenne. Io voglio stare con le persone, in mezzo alle persone, perché io faccio parte di quel 99% e dunque ritengo che sia importante valorizzarlo, quel 99%, e ascoltarlo con umiltà, senza supponenza, né illudendolo, perché non ci sono bacchette magiche, ma ci può essere l'impegno che volge a trovare le soluzioni. Chiaramente, come diceva il sindaco Zedda, io non faccio parte dell'esecutivo, dunque dobbiamo capire bene quello che può fare una Presidente della Camera, ma sicuramente una Presidente della Camera può adoperarsi, può farsi carico e può anche fare pressione perché si addivenga delle soluzioni. E questo è il motivo per cui oggi sono qui. È un territorio questo colpito dalla crisi, un territorio che vive una sofferenza sociale pesante. Sono contenta di iniziare questa visita in questo quartiere. Ha una grande valenza politica questa scelta che ho condiviso fin dall'inizio. E guardate che l'Italia si risolleverà se noi sapremo ripartire dai quartieri che soffrono, dai quartieri che sono stati lasciati dietro, dai quartieri più difficili, così come l'Europa ce la farà se ricomincerà dalla Grecia, se ricomincerà dagli orfanotrofi della Grecia, che io ho voluto visitare nella mia prima visita ufficiale da Presidente della Camera all'estero. È da quegli orfanotrofi che l'Europa deve ricominciare. Quindi Sant'Elia come quartiere simbolo, quartiere che sta a significare una rinascita, si rinasce da dove si era persa la speranza. Mi ha fatto piacere, è vero,
poter stringere le mani alle persone senza transenne, cosa che faccio quasi sempre, ma mi ha fatto piacere vedere che queste persone non avevano quella rabbia che spesso hanno anche nei confronti di chi amministra la loro città. Donne che, nonostante le difficoltà, oggi mi hanno detto: certo, siamo stati abbandonati per anni, siamo stati soli per anni, ma adesso ci sentiamo meglio, ci sentiamo più considerate, adesso si vede. Questo lungomare è una prova che si può fare e si sta facendo, perché non possiamo più parlare, annunciare, dobbiamo fare concretamente se vogliamo essere rispettati dai cittadini, se vogliamo essere, come dire, capaci di riconciliare con la politica, dalle parole ai fatti. Ecco, quindi questa è una regione che io conoscevo anche da prima, lo ha detto il Presidente del Consiglio in qualche modo, io la conoscevo perché mi occupavo di rifugiati e dunque conoscevo Don Ettore, conoscevo la collina, conoscevo il centro di Elmas, conoscevo lo SPRAR qui a Cagliari, che è stato sviluppato molto bene negli anni, e la conoscevo questa regione fin da, insomma, dagli anni dal 2005-2006, ma nel 2011 in particolare, perché arrivavano i tunisini nel 2011, arrivavano i tunisini con dei piccoli imbarcazioni, era la primavera araba, era la primavera dei gelsomini, arrivavano anche qui. Quindi erano la sfida che noi tutta comunità internazionale abbiamo davanti, credo che sia quella di non solo fare una grande alleanza contro il terrore, che non deve dividerci rispetto alle religioni, rispetto alle collocazioni geografiche, perché l'alleanza deve essere globale di tutti i paesi democratici contro il terrore. Ma poi c'è anche un'altra sfida, che noi dovremmo combattere nel rispetto delle nostre tutele, delle nostre garanzie costituzionali. Laddove rischieremmo di perdere se uscissimo fuori da quel tracciato, di quelle tutele, di quelle garanzie, perché allora sì, avremmo perso. Quindi io spero che questo sia un po' in qualche modo la bussola di un'azione di contrasto al terrorismo, combattere insieme nel tracciato democratico delle libertà e delle garanzie democratiche, non uscire fuori. Mi piace essere qui anche a valorizzare quindi uno sforzo che voi state facendo in questa città, perché se è vero che molti sono problemi, bisogna anche però valorizzare quello che funziona, e quello che funziona in questa città è palese, è evidente, è tangibile, ma magari non è tanto noto e bisognerebbe fare uno sforzo in più. Ho visto questi progetti, il sindaco me li ha illustrati. Se parliamo di 700 posti di lavoro, questo è un grande risultato. È un grande risultato che appunto deve essere valorizzato. Così come è importante valorizzare l'impresa quando riesce a sfidarla la crisi. E questa regione ha aziende, imprese che vanno avanti e sono imprese spesso femminili. Ed è per questo che mi fa piacere appunto domani incontrare queste donne, queste imprenditrici che hanno deciso di rimanere e che stanno veramente andando avanti a testa alta con degli ottimi risultati. Questo incontro lo faremo ad Oristano con le imprenditrici sarde. Quindi l'obiettivo per me di questa visita è dimostrare che le istituzioni ci sono vicine a chi vive un momento di difficoltà, ma sono vicine anche a chi sa reagire a tutto questo attraverso i fatti. Quindi faremo questo percorso che non è certo tutto quello che avrei voluto fare, ma il tempo è limitato. Questo significa che tornerò, questo significa che la Sardegna è grande, c'è chi ha detto, è stato Serra, mi pare che diceva che è un continente, no? È un grande come un continente, e dunque sarà motivo per ritornare e sarà motivo per andare laddove questa volta non è stato possibile, ma io penso che appunto questa visita iniziata
è iniziata appunto partendo dai risultati di un'amministrazione che si sta impegnando concretamente, e mi auguro che insomma la prossima volta che tornerò avremo altri progetti magari da inaugurare, nel segno sempre della fattività, che è quello che oggi ci chiedono i cittadini, fare per migliorare le loro condizioni di vita. Vi ringrazio. Grazie.